Provengono da tutte le parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola e anche da Pesaro. Sono i 42 giovani che questa settimana stanno partecipando al campo vocazionale a Pozza di Fassa, nel Trentino, grazie all'iniziativa organizzata dal Servizio Diocesano della Pastorale Giovanile e dal Centro Diocesano Vocazioni. Don Steven, che cos'è il campo vocazionale? Il campo vocazionale diocesano esiste da tanti anni. Io raccolgo l'eredità di tanti preti predecessori che hanno creduto nell'avere una casa diocesana a Villa San Carlo, a Pozza di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, per portare i giovani qui, a portare le domande della vita davanti a bellezze che solo la montagna ti permette di sentire quanto sono vere, quanto sono faticose da affrontare, ma quanta gioia ti possono dare se le prendi sul serio. Il campo vocazionale non è un cercare di portare dei giovani per dire devi fare il prete, la suora, devi sposarti il prima possibile, ma ci sono delle domande di vita e di fede che sei chiamato ad affrontare e a prendere sul serio. Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti dovute al coronavirus, i ragazzi dai 20 ai 30 anni hanno toccato e toccheranno le mete e le cime più famose della montagna. Suddivisi in 6 gruppi, i giovani ogni giorno affronteranno una tematica di accompagnamento spirituale. Oggi, in una giornata dall'aspetto frizzante, i ragazzi hanno toccato il Sas Pordoi. Chi coordina le giornate e qual è una giornata tipo? Lo staff che guida questo campo vocazionale è composto da più chiamate, da più vocazioni. Ci sono io come sacerdote, naturalmente, Fra Fabio dei Cappuccini di Fossombrone, e poi ci sono dei giovani che portano avanti anche le riflessioni. Il nostro Giovanni, seminarista di Lucrezia, Glenda di Tavernelle, Mattia di Rosciano e Filippo Barnesi di Topota, segretario del centro missionario. Siamo una squadra che stiamo portando avanti ogni giorno delle riflessioni a partire da dei testi che abbiamo scelto quest'anno da un padre portoghese teologo, Cardinal Mendonça, sull'arte del saper vivere. Per cui ogni giorno affrontiamo l'arte della vita spirituale. Abbiamo trattato l'arte di saper guardare la vita, l'arte della lentezza, l'arte del perdono, l'arte del saper ringraziare per quello che non ci è dato. E oggi siamo qui a meditare sull'arte del saper morire, anticipando poi il tema dell'ultimo giorno, che è l'arte della gioia. La giornata tipo di un campo vocazionale è alzarsi presto, fare una colazione di quelle che servono per mantenere la giornata e camminare in tanti percorsi che la Val di Fassa ci permette. E il primo punto possibile, ci fermiamo al mattino per celebrare le lodi, per celebrare l'Eucaristia in alta quota, possibilmente come in questi giorni così belli. A turno uno dello staff guida la riflessione e i ragazzi sono divisi in 6 gruppi per poter dare modo poi, dopo un tempo di silenzio, di poter fare delle risonanze personali. Ed è veramente un'occasione per fare in modo che tutte le parole e tutte le riflessioni, la tanta parola di Dio che viene seminata, arrivi nel profondo del cuore dei ragazzi e li provochi nella loro vita. E questa è la nostra giornata tipo, fino a tornare poi in casa, cercare di docciarci e alla sera cercare un po' di riprendersi dalle fatiche, ma concludere sempre con la preghiera della compieta e con il programma del giorno dopo, che è sempre qualcosa di inaspettato.